tornando a Udine, a casa Udine, io abito in zona Santo Svaldo, abbiamo fatto questa bruttissima scoperta che ci sono entrati in casa. Sono entrati non dalla porta principale, ma da una porta sul retro. Hanno fatto un lavoro, non hanno fatto grandissimi danni alla porta, però dentro casa c'era veramente qualcosa di indecente, tutto soqquadro, qualsiasi cosa. Questo quanto purtroppo accaduto a Medicabine, calciatore noto in queste zone, torna da Lignano a Udine con il figlio e trova la casa a soqquadro. Portati via monili in oro della suocera e la PlayStation di uno dei suoi figli, ma quel che resta è soprattutto il danno emotivo. La cosa che mi tocca di più è aver violato proprio l'intimità mia, della mia famiglia, toccando i vestiti delle mie gemelline piccolissime, toccando le lenzuola, i lettini, buttando gli album, le foto ricordo. Questa è la cosa che mi ha fatto più male, oltre a tanto oro che era della mia povera suocera, di mia moglie, oro che più che il valore economico, anche quello sicuramente, ma un valore affettivo che è inestimabile. Contattato i carabinieri e gli ho anche espresso anche loro la sensazione di insicurezza che si percepisce. Adesso lo percepisco ancora di più, avendo vissuto in prima persona questa cosa qua. È da un po' di tempo, forse da qualche annetto, da un po' di anni che Udine sta cambiando. Adesso, per come la vedo io, cioè come la sento io, perché ho figli dai 18 anni fino a un anno e mezzo, e ho paura, c'è questa sensazione di insicurezza. Lo sconcerto dell'episodio lascia presto spazio alle analisi, alla necessità di intervento per la sicurezza, per rivedere la Udine di qualche lustro fa. Capisco le persone, ora che l'ho provato sulla mia pelle, che reagiscono in maniera violenta per difendere la propria privacy. E li capisco, li condivido assolutamente, mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Chi gestisce il comune, come le telecamere, perché non è possibile che nella mia zona di Santo Svaldo non ci siano le telecamere, come sono dappertutto le telecamere. Non esistono le telecamere dove abito io, ed è una cosa veramente sconcertante. Mi auguro vivamente, mi auguro con tutto il cuore, che Udine appunto ritorni Udine di 15-20 anni fa. Non ho mai in vita mia chiuso la porta di casa quando dormivo, ovunque io sia stato, e nonostante questa disavventura continuerò a lasciare la porta aperta di casa quando dormiamo, ecco perché non cambierò mai abitudini, perché Udine deve tornare quello che era e basta.